Ben trovati a tutti voi all'ultimo appuntamento per quest'anno della nostra città TV, 7 giorni di notizie dal comune di Prato. Siamo infatti arrivati a Natale e come ogni anno concludiamo la trasmissione ripercorrendo il 2021 attraverso le parole del sindaco Matteo Biffoni, che fa gli auguri di buon Natale e buon anno alla città. La fine dell'anno ci ha portato una straordinaria, una splendida notizia a tutti noi pratesi. 10 milioni di euro stanziati dal governo per il nostro distretto tessile. Però badate, nonostante il periodo non è stato un dono, è stato un lavoro che l'amministrazione comunale ha voluto, ha guidato, grazie all'intervento di Caterina Bini e dei parlamentari pratesi, con il sostegno attento delle associazioni di categoria, CNA, Confartigianato, Confindustria, ci hanno accompagnato nella costruzione di questo emendamento che fortunatamente è stato riconosciuto come valido, come importante e consentirà, una volta uscito il decreto attuativo, di portare alle nostre imprese risorse per l'innovazione tecnologica, per il risparmio energetico, per l'economia circolare, tutti i temi su cui i nostri imprenditori sono all'altezza della sfida e sapranno sicuramente utilizzare al meglio queste risorse. È stato frutto di un lavoro corale. Abbiamo fatto capire a Roma l'importanza di questo distretto, che è il distretto tessile più grande d'Europa, motore dell'economia toscana, motore quindi dell'economia italiana. Dovremmo fare questo sforzo anche per far capire a Roma quanto altro ancora devono fare perché Prato sia munita di tutte le strutture all'altezza, penso in particolare al Tribunale, lo abbiamo detto tante volte, ma anche all'Ispettorato del Lavoro, per rispondere alle tensioni che ci sono su uno dei temi che dovrà essere affrontato in maniera sempre più aggressiva nel corso dei prossimi mesi. È quello dello sfruttamento lavorativo, del rispetto delle norme sul lavoro, perché quanto accaduto nel nostro distretto tessile non accada mai più, 3 morti nel corso di un anno non sono accettabili, non è una questione tollerabile. Perciò diciamo su questo continueremo a lavorare per far sì che Roma capisca, che il governo centrale capisca quanta necessità e quanto bisogno c'è ancora nella nostra città. Per il resto certo salutiamo questo risultato con grande soddisfazione e ci auguriamo davvero che sia di buon auspicio per il 2022. Io ho espresso un desiderio, che è quello di festeggiare il prossimo 8 settembre nella modalità con cui siamo abituati a farlo, cioè il corteggio, tanta gente lungo le strade, l'ostensione di una piazza Duomo gremita e poi fuochi artificiali, insomma quel modo che ci piace tanto a noi pratesi. C'è ancora da fare, c'è ancora da essere attenti, perché la situazione pandemica non è definitivamente superata, anzi bisogna ancora applicare un po' di attenzione, bisogna implementare la fase vaccinale sia degli adulti con la terza dose e magari convincere chi ancora non ha voluto farla a vaccinarsi, e anche mantenendo questo ritmo per i bambini sulle fasce più giovani, quelle dai 5 agli 11, che nel corso degli ultimi mesi sono stati, diciamo, purtroppo aggrediti dal virus e che adesso si possono tutelare attraverso la vaccinazione. Io auguro davvero un felice Natale, un felice festività a tutta la comunità di Prato, a tutti noi. Usciamo da anni difficili e complicati. Come si diceva prima, certo non tutto è superato, però se voi pensate a quello che abbiamo vissuto lo scorso Natale, distanti dalle persone a cui volevamo bene, nell'impossibilità di uscire o comunque con grande difficoltà nelle relazioni interpersonali, con tante attività chiuse o comunque che viaggiavano a scartamento ridotto, il salto è enorme. C'è da insistere, c'è da continuare a fare questo tipo di lavoro perché ovviamente i miglioramenti sono tangibili, per quanto appunto non c'è da abbassare la guardia. Passare delle buone festività, avere un momento di relax e di gioia è fondamentale appunto per affrontare con il massimo sforzo quelle che sono le sfide del futuro della nostra città. Il passaggio economico, la transizione all'economia circolare, la sfida della green economy e anche di una città più verde, con la forestazione urbana, con quelle che sono le scelte appunto sulla mobilità dolce, dell'investimento sulle scuole e sull'impiantistica sportiva, insomma provare a continuare quel percorso di ammodernamento della città per far sì che la città più contemporanea d'Italia, che vive prima le sfide,
possa mantenere la sua capacità di vincere, affrontare e vincere quelle sfide. Io rinnovo davvero i miei più sinceri auguri di buone feste, mi auguro davvero di passarle con le persone a cui volete bene e, come dire, a tutti do appuntamento prossimamente nella possibilità di vederci il più possibile dal vivo e il più possibile di continuare, di tornare a fare tutto quello che abbiamo fatto nel corso di questi anni. Buon Natale a tutti! E con questo è tutto per oggi e per quest'anno. L'edizione 2021 della nostra Città TV si conclude qui. Vi facciamo i nostri migliori auguri di Buon Natale e Buon Anno e vi anticipiamo che la trasmissione tornerà a gennaio con tante novità che adesso non vi posso spoilerare. Ancora tanti auguri a voi e alle vostre famiglie e arrivederci a presto!